sponsored by Il Bottegone, ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te, giardinaggio, via provinciale 73, Monticello Brianza. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia, via Fratelli Figini 10, Lecco, salaluciano.it. Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici, Lecco 0341 28 20 17, riparazionicorno.com. Direttore Maiolo, buongiorno, oggi vi siete ritrovati qui a casa Soquadra, un po' il vostro punto di ritrovo, com'è il clima, un po' rientrato il malcontento dopo la partita di domenica? Buongiorno a tutti, sì, direi di sì, dai, cerchiamo di stare vicino ai ragazzi, di tranquillizzarli e poi vedrete che domenica daranno il massimo per fare una buona partita. D'altronde non si può andare avanti con un clima un po' teso perché non è giusto per loro, per noi, per la città. Direi che oggi tutti insieme ci siamo compattati e quindi va bene così. Ecco, poi ci sono voci su una tua possibile squalifica dopo le parole forti, anche a mio giudizio giuste, che hai pronunciato dopo Lecco Renate. Cioè, hai qualcosa da dire su questo? Mi raccontavi prima. Sì, intanto vorrei chiedere scusa agli organi preposti perché giustamente si può offendere una persona magari in modo diverso, forse ho sbagliato a parlare, ma credo che si possa capire il momento, appena finita la partita, nervosismo, quindi posso solo chiedere scuse e basta. Certo che però, mettiamola così, quest'anno con gli arbitri non vi sta andando particolarmente bene. Sì, ma infatti se andiamo a vedere tanti episodi, poi sfociano in rabbia, magari poi a quel punto si parla male, magari vengono fuori delle frasi che magari uno non pensa, e quindi è tutto un insieme di cose che... Quindi va bene, chiederemo scusa ancora per l'ennesima volta, però speriamo che ci rispettino come tutte le squadre d'altronde. Ecco, veniamo allora all'ultima questione di campo, Juventus-Lecco, partita sicuramente importante, non si sa mai chi si trova dall'altra parte del campo, visto che si parla di una seconda squadra, l'unica che c'è in Italia, però voi... Diciamo che immagino abbiate tutta la carica necessaria. Sì, direi di sì. Sicuramente rispetto alla Juventus ci mancherebbe, perché ha dei bravi giocatori, dei grandi giocatori. Quindi è chiaro che ci vuole rispetto per la Juventus. Però noi andiamo carichi, se vogliamo arrabbiati, e quindi speriamo in una grande partita. Perché poi io dicevo l'altra sera che bisogna intanto fare la grande prestazione, giocare bene a calcio. Poi può essere che il risultato arrivi, però diciamo che è una partita tosta, non è una partita semplice. Andiamo lì con grande speranza, questo è vero. Diciamo così, in ultimo, non è un po' saltato questo ultimatum allo staff? Sì, ma direi che è stato un momento, il presidente si sa com'è, quindi quando vede giocare un po' male tira dentro tutti noi dirigenti, però diciamo che è rientrato tutto, dai, si va avanti tutti insieme. Grazie direttore, buona giornata. Grazie a voi, grazie dell'invito.